coinvolgimento del Parlamento nella definizione della strategia per la gestione delle risorse del recovery. La deputata Lucaselli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, illustra Ilenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Vede, il vertice che c'è stato lo scorso 28 novembre a Palazzo Chigi, con la finalità appunto di fissare i canoni all'interno dei quali strutturare questa task force che abbia un po' di politica ma che abbia soprattutto sei manager e i loro staff, senza considerare che in questo momento il governo italiano non è in grado di dare risposte a imprese e famiglie ma sa trovare i fondi per pagare delle task force che sono per lo più inutili in maniera immediata. E allora noi le chiediamo quando il Parlamento verrà coinvolto in quella che è una decisione, quella sulla struttura del recovery, su come utilizzare quelle somme, quando verrà finalmente coinvolto il Parlamento, che è l'unico deputato a prendere queste decisioni, non la task force. Grazie. La ringrazio onorevole Lucaselli. Il ministro per gli affari europei Enzo Amendola ha facoltà di risponderle. Prego ministro. Ringrazio i deputati proponenti le interrogazioni e specifico quanto segue. La Commissione europea, nelle linee guida del 17 settembre del 2020, ha richiesto l'identificazione di un'autorità di gestione nazionale che funga da punto di interlocuzione unico e costante con la Task Force europea per la ripresa e la resilienza e che quindi sia dotata come tale di adeguato profilo politico e delle necessarie professionalità amministrative. La complessità attuativa dei piani nazionali, l'articolazione in tappe e obiettivi intermedi, i famosi milestone e targets, le cospicue risorse, l'esigenza di una corretta pianificazione dal punto di vista sia temporale che finanziario e relativi impegni di spesa rendono indispensabile, come recita le linee guida europee, un meccanismo non ordinario di attuazione e gestione dei progetti. La Commissione europea si aspetta che gli Stati membri, tutti i 27 gli Stati membri, siano in grado di garantire la necessaria capacità amministrativa per l'effettiva attuazione dei piani, assicurando una gestione adeguata di aspetti critici, quali la pianificazione con impegnativa al 2023 e spesa finale al 2026, la gestione efficace delle necessarie procedure di gara, le relative necessità di assistenza tecnica da fornire ai diversi livelli di pubblica amministrazione, le misure atte a prevenire le frodi, la corruzione e la cattiva amministrazione. Come sapete, proprio in base anche a quello che ho detto prima nella scorsa interrogazione, è in corso un'elaborazione di proposta di legge del Governo che verrà presentata al Parlamento su come organizzare una struttura incaricata, in base agli obiettivi stabiliti dal Governo e dal Parlamento, di una governance attuativa esecutiva del piano. Tale riflessione e proposta tiene conto delle indicazioni proprio contenute nella risoluzione di maggioranza approvata al Parlamento lo scorso ottobre. Quale sia il modello di esecuzione, il soggetto attuatore su quale si deciderà di convergere, verrà data piena, ovviamente trasparente, informazione al Parlamento con proposte che saranno discusse in quest'Aula. Per quanto attiene, concludo, gli aspetti di informazione al Parlamento sul complesso delle scelte di pianificazione del PNRR, rimando a quanto detto già illustrato nella risposta precedente, perché il Parlamento avrà gli aggiornamenti e avrà ovviamente la parola finale sulla presentazione del piano a Bruxelles. Grazie. La ringrazio. Così come indicato dalle linee guida della Commissione UE, è richiesta un meccanismo non ordinario di gestione dei progetti per il recovery fund. Resto sorpreso che, come se fosse una concessione, il ministro Amendola ci comunica che il Parlamento verrà via via aggiornato su quelle che saranno le decisioni di questi esperti. Trovo anche surreale che questo governo e questa maggioranza nominino adesso 300 esperti quando ne avevano già nominati 450 in altre task force. Arriviamo ormai ad avere oltre 750 persone nominate dal governo per prendere le decisioni e per prendere
e per trovare le idee che il governo non riesce a trovare, che la maggioranza non riesce a trovare. Obiettivamente noi ci ritroviamo con una valanga di esperti, una corsa, una catena infinita di esperti che non sappiamo cosa hanno prodotto. Nel frattempo abbiamo il decreto aprile, che è stato poi cambiato con decreto maggio, poi giugno e poi approvato a luglio. Il 30% dei decreti attuativi è stato reso operativo e quindi anche tutte le operazioni fatte finora non sono servite a niente. Nel frattempo questi grandi geni che abbiamo coinvolto fra Click Day e banchi a rotelle non hanno prodotto niente. L'unica cosa che abbiamo saputo era che hanno riflettuto a che ora doveva nascere Gesù. Io credo che questo governo e questa maggioranza, se hanno uno scopo, devono governare l'Italia e non pensare a nominare altre persone, altrimenti obiettivamente ci troviamo davanti a una situazione in cui alcuni partiti di governo hanno ormai più consulenti che voti, e questa situazione è insostenibile in questa emergenza in Italia. Ha replicato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Donzelli.